Il giocatore che mi ha più stupito è Dybala, perché ha una tecnica, ha un tiro fuori dal comune. Noi arriviamo a questo appuntamento contro Piacenza determinati e carichi, perché siamo da un anno che aspettiamo questo momento e per noi è fondamentale, è un altro step di crescita. L'ultima partita abbiamo vinto 4-0, però non è scontata. Loro vengono qua avvelenati e noi lo stesso vogliamo dimostrare le nostre qualità e chi siamo. Alla fine noi siamo la Juve, dobbiamo far vedere le nostre qualità e quanto siamo forti. Io non vorrei dire questo, si parlerà dopo. Dobbiamo arrivare umili, ma determinati per portare a casa il risultato. Sì, è un obiettivo, è diciamo più che altro un sogno, però prima ci sono tante partite prima di pensare a quell'obiettivo lì. La vittoria contro Legnago è stata fondamentale soprattutto per i play-off. Ci permette di arrivare sereni e molto motivati. È stato anche il coronamento di una stagione fantastica dove siamo cresciuti molto e alla fine ci ha permesso anche di raggiungere questo record di punti. Secondo me abbiamo avuto una svolta a febbraio dove abbiamo fatto tutta quella serie di risultati positivi che ci ha permesso di capire chi siamo e quanto valiamo. Quello che mi ha sorpreso di più è che siamo una squadra molto unita, tutti i ragazzi sono umili a partire sia dai più piccoli che ai più vecchi. Rispetto all'anno scorso siamo una squadra molto più giovane, ovvio c'è il tempo di maturazione come tutti lo devono avere, ma secondo me per i play-off dobbiamo solo stare uniti. Prima di arrivare all'Udinese ho giocato prima nella squadra del mio comune, che è l'Aurora Buonacquisto. Dopo ho fatto 4 anni al Moimacco. Dopo il Moimacco sono andato all'Udinese, che sono rimasto per 8 anni. Poi ho fatto un'esperienza di 6 mesi al Potenza, dove sono cresciuto molto, soprattutto caratterialmente, perché ho avuto il mister Eziolino Capuano, che mi ha permesso di crescere molto a livello caratteriale. E poi a gennaio sono venuto qua, gennaio del 2021. È stata una tappa fondamentale perché sono arrivato lì a 10 anni, sono andato via a 18. Cioè lì ho capito che il calcio è la mia vita ed è il posto dove sono cresciuto maggiormente. Ho scelto Potenza perché alla fine sono rimasto per tutta la vita alla fine a Udine e fino ai 18 anni e quindi per fare quello step nei professionisti volevo andare via di casa il più lontano possibile. Ho avuto questa opportunità di andare al Potenza. Mi sono subito trovato bene, non ho avuto problemi di nessun tipo. Sono riuscito subito a dimostrare chi sono. E mi ricordo che era prima di Natale o prima di Capodanno e ho ricevuto questa chiamata dal mio procuratore. Ero a casa con la mia famiglia ed è stato un giorno fantastico. Sì, dopo quella chiamata c'è stato un mese di trattativa. È stata un po' lunga, però dopo si è conclusa e a fine mercato sono venuto qua. Anche qua mi sono subito ambientato bene perché anche in squadra avevo dei compagni fantastici. La struttura non ha eguali, secondo me, e quindi tutto mi ha permesso di ambientarmi nel miglior modo possibile. Per me i gol sono la cosa più importante che c'è. Il coronamento di tutta la settimana in cui mi alleno. Quindi mi preparo per quella sensazione lì e per quel risultato lì e secondo me è la cosa più bella e importante che ci sia. Io ho un obiettivo ed è quello di arrivare in doppia cifra e spero di permettere alla squadra con i miei gol di arrivare più avanti possibile nei play-off. È sempre più bello iniziare dal primo minuto, però a me non cambia, cioè non mi cambia niente entrare o al primo o al 60esimo, perché l'obiettivo è sempre quello di aiutare la mia squadra e cercare di fare gol. Sono contentissimo di essere allenato dal mister. Ho un bellissimo rapporto, un rapporto di fiducia reciproca. Mi permette ogni giorno di migliorare soprattutto gli aspetti tecnici, dato che lui è stato un attaccante. Il mio ruolo preferito è l'esterno alto
a piede invertito, però anche quando mi schiera da trequartista è una posizione in cui mi trovo molto bene. Per noi ragazzi dell'Under 23 è un privilegio allenarci con la prima squadra perché sono dei campioni sotto tutti gli aspetti. È un obiettivo poter raggiungere la prima squadra e anche esordire con la maglia della Juventus. A Chiesa ruberei la sua potenza fisica e la sua esplosività. A Dybala ruberei il suo tiro, la sua conduzione palla. A Cuadrado ruberei il suo dribbling e la sua resistenza aerobica. A Vlahovic ruberei il suo fisico, la sua determinazione in campo e il suo senso del gol. Più che ci penso, per me è un sogno esordire con la Juventus. Per renderlo possibile cerco di allenarmi al massimo ogni giorno. Beh, la prima volta che mi sono allenato in prima squadra ero molto nervoso, però dopo subito mi sono trovato a mio agio, dato che i ragazzi della prima squadra sono tutti bravissime persone e non ti fanno sentire diverso da loro, ma cercano di aiutarti, darti consigli e farti sentire a tuo agio. Il giocatore che mi ha più stupito è Dybala, perché ha una tecnica, un tiro fuori dal comune. È stata una grande emozione la prima volta che mi sono fatto marcare da Chiellini e Bonucci, e perché sono sempre stato abituato a vederli in TV. Non ci pensavo più che altro in campo, però quando sono tornato a casa e ne ho parlato con la mia famiglia, ho realizzato quanto è stato importante per me e spero di vivere sempre più momenti simili. Il mio obiettivo è quello di raggiungere palcoscenici sempre più grandi, raggiungere la nazionale maggiore. Spero di vincere dei trofei sia con la nazionale che con un club.